Ciao ragazzi, qui Giuliano Danieli, come state? Spero alla grandissima. Mi raccomando, miliardi di pollici su, iscriviti al canale, metti la campanellina, ok? Se hai voglia di conoscermi un po' di più, vai ad acquistare il venditore bambino, ok? Questo è l'indice, facciamo vedere l'indice, non abbiamo mai fatto vedere l'indice del venditore bambino. Andatelo a comprare, mi raccomando. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di perché, caro Giuliano, aiutami, faccio una fatica bestia a vendere. I perché potrebbero essere tantissimi. Adesso cercherò di condividere con voi alcuni perché. Prima cosa, magari fatichi a vendere perché non ami il prodotto o servizio che vai a vendere. Cosa succede se non ami quello che vendi? Se non ami quello che vendi, lo trasmetti, lo trasferisci. Anche se sei un drago nelle tecniche di vendita, magari venderai qualcosa, ma non riuscirai mai ad ottenere il 100%, il 1000% delle performance. Due, magari stai vendendo un prodotto o servizio che è confrontabile. Io ho una Bic Blue, tu hai una Bic Blue da vendere. Il cliente cosa farà? Sceglierà in base al prezzo. Ricordatevi ragazzi questo concetto molto importante. Perché la Ferrari io sono disposto a pagarla 400.000 euro? Perché è una Ferrari, non è una Panda. Mi sono spiegato? Scarsa padroneggianza delle tecniche di vendita. Le tecniche di vendita sono tutte quelle cose che io metto in atto per vendere di più. Una tecnica di vendita è, ad esempio, come si entra in empatia con un cliente, come si entra nel suo universo per capire che problema deve risolvere o che desiderio deve soddisfare. Non hai magari strumenti visivi, non hai strumenti visivi da utilizzare per vendere. Non hai brochure, non hai clienti dove portare il tuo potenziale cliente. 5. Non sai come gestire le classiche obiezioni, ci devo pensare, costa troppo, e che l'obiezione in realtà è un segnale di acquisto. Ecco, attenzione al ci devo pensare, perché ci devo pensare in realtà, ci devo pensare potrebbe nascondere il non ho voglia di dirti di no. Non sei in grado di capire che cosa motiva veramente l'acquisto del tuo cliente, cioè cos'è che motiva l'acquisto, qual è il sottostante che motiva l'acquisto, perché un cliente lo faccio agire, lo faccio saltare dalla sedia, gli crea un senso di urgenza quando capiscono le motivazioni. Non sai gestire magari le rotture di empatia. Cosa vuol dire? Vuol dire stai parlando con un cliente, il cliente prende una posizione specifica riguardo al tuo prodotto, al tuo servizio, tu te la prendi, quella si chiama rottura di empatia. Perché? Perché io non sono d'accordo con te, tu non sei d'accordo con me. Ecco, quella cosa lì bisogna stare molto attenti. Non sai quando usare magari le domande aperte piuttosto che le domande chiuse. 9. La mentalità. La mentalità, il mindset. Hai dei pensieri depotenzianti. La mente ha un'influenza pazzesca sulla nostra fisiologia. Bene ragazzi, questi sono alcuni dati che volevo darti sul perché magari fatichi a vendere. Se vuoi condividerne altri, scrivi pure commenti qui sotto. Se hai bisogno di un aiuto, compila il form oppure scrivi all'assistenza @giulianodanieli.it. Mi raccomando, studia, vatti a vedere anche gli altri video. Ci vediamo alla prossima, ciao!